metteremo le reti di conduzione dinamica, cioè inizieremo a studiare circuiti elettrici nei quali la forma del tempo, la forma d'onda dei generatori non ricade nelle categorie che abbiamo studiato precedentemente, cioè non abbiamo più a che fare con segnali costanti nel tempo oppure sinusoidali. Abbiamo a che fare teoricamente con segnali che evolvono con una legge qualsiasi. E quindi, con riferimento ad esempio ad un semplice circuito RC, ad esempio, supponendo che il generatore ideale imponga una tensione che varia nel tempo con leggi qualsiasi, ci chiediamo come si fa a studiare una situazione del genere. Noi abbiamo visto come sia possibile portare in conto la presenza di elementi dinamici come il condensatore in un caso particolare, cioè quando la ENT era una funzione sinusoidale nel tempo, assumendo le condizioni di cosiddetto regime sinusoidale, trasformando un problema definito nel dominio dei numeri complessi, utilizzando i fasori e così via. Tutte le cose che ci siamo dette. Benissimo. Che succede se EDT non ha questo aspetto? Ma EDT, per esempio, immaginiamo che la EDT sia questa, una situazione molto semplice. Immaginate che la EDT sia un generatore di tensione costante, a batteria ad esempio, ma che può essere portare in conto il fatto che ci sarà un istante di accensione e un istante di spegnimento per questo generatore. Nella teoria che abbiamo sviluppato finora noi non possiamo includere istanti di accensione e spegnimento. Se il generatore è stazionario lo è da meno infinito a più infinito. Se un generatore è sinusoidale lo è da meno infinito a più infinito. Queste sono le forme d'onda che abbiamo studiato finora. Quindi, se già volessi studiare una EDT costante, ma costante a tratti, non potrei utilizzare i risultati che abbiamo visto finora. Almeno, non apparentemente potrei, non potrei farlo. E allora, come si studia un circuito del genere? Quello che è sempre valido nel nostro modello circuitale è il modello che viene fuori scrivendo l'equazione di Kirchhoff e le caratteristiche. E quindi, in assenza di qualunque altro tipo di indicazione, noi possiamo sempre scrivere, imporre l'equazione di Kirchhoff e imporre le caratteristiche ai vari componenti. E quindi, introduciamo tensione e corrente ai cavi del condensatore, supponiamo che il nostro obiettivo sia quello di calcolare la tensione ai cavi del condensatore e andiamo a vedere come si può impostare un problema del genere. Allora, negli istanti precedenti a zero, cioè prima dell'accensione del generatore, io suppongo, vedete, la rete era a riposo, come si dice, cioè non c'erano sorgenti accese e quindi supponiamo che fino a zero, fino a t uguale a zero, la soluzione sia 1. Iniziamo a risolvere il problema per t maggiore di 0 ma minore di t1, cioè nell'intervallo in cui accendiamo il generatore. In questo intervallo il circuito si riduce questo. In questo intervallo la E di T diventa E costante.
Quindi posso scrivere, anzi, lasciamo il T in generale, perché tutto quello che dico in realtà varrebbe anche se la EDT tra 0 e T1 avesse un andamento qualsiasi, ad esempio fosse una rampa che parte da 0 e arriva a T. Quindi lasciamo una formulazione più generale. Cosa devo imporre? La legge di Kirchhoff fa questa maglia, questo è un circuito con un'unica maglia, quindi la corrente è una sola, bisogna solo bilanciare le tensioni, tenuto conto di come ho scelto i versi della corrente, e avrò che VDT, UR VDT è uguale a VDT, andando a bilanciare le tensioni su quest'unica maglia. Ovviamente in questa formulazione ho già scritto due delle tre caratteristiche, cioè quella del resistore e quella del generatore, e mi resta da aggiungere la caratteristica del condensatore. La caratteristica del condensatore con questa convenzione è uguale a C del V su del T, come ben sappiamo. Benissimo, a questo punto io ho un sistema di due equazioni, due incognite. Le incognite sono V di T e I di T. Il sistema è algebrico differenziale, non sono solo equazioni algebriche, ma compare anche un'equazione in cui viene coinvolta la derivata prima di una funzione, nello specifico la V di T. Allora, supponiamo di voler calcolare la tensione, io adesso per sostituzione vado a scrivere l'equazione per la tensione. Per esempio, sostituendo la prima e la seconda, scusate, la seconda e la prima, ottengo V di T più R per C dV dT uguale a T. Voglio riportarlo nella forma canonica in cui tipicamente la derivata prima è coefficiente 1, questa si scrive in questo modo. Dv su dt, derivata prima della tensione più tensione diviso tau uguale nt diviso tau, in tensione imposta diviso tau, dove tau r per c, vi ricordo che è la costante di tempo del circuito rc, non secondi. Quindi l'abbiamo vista questa costante quando abbiamo studiato il filtro rc, era inversamente proporzionale alla frequenza di taglio di quel filtro, oggi la vedremo all'opera nel suo significato appunto di costante di tempo. Capiremo tra un attimo perché viene chiamata costante di tempo. Okay? Quindi l'equazione da studiare è questa. È un'equazione differenziale di primo ordine, un'equazione differenziale lineare a coefficienti costanti, quindi un'equazione più semplice che si possono studiare del primo ordine. Quindi, per poter calcolare l'evoluzione del tempo della tensione, ho bisogno di risolvere questo problema. Le equazioni differenziali come si risolvono? Si risolvono in questo modo. Si risolvono con una teoria che consente di calcolare la soluzione generale come somma di due contributi. Il primo contributo, quindi la V di T in generale, la scriveremo come V0 di T più Vp di T, dove questo pezzo si chiama soluzione omogenea e questo pezzo invece si chiama soluzione particolare o integrale particolare, se vogliamo usare i termini matematici. Quindi si può far vedere che la soluzione generale di un problema del genere è questa: la somma di una soluzione omogenea più una soluzione particolare. E questo vale per le equazioni differenziali di qualunque ordine. Chi è V0 di T?
V0 di t, per definizione, la soluzione dell'equazione differenziale resa omogenea, che significa che al secondo metodo spegniamo il termine noto, detto anche forzamento. Quindi è la soluzione dell'equazione V0' più V0 su tau uguale a 0. Questa è l'equazione omogenea associata. L'equazione omogenea associata di un'equazione differenziale lineare con coefficienti costanti si risolve in maniera molto semplice, perché i suoi integrali, le sue soluzioni, sono funzioni esponenziali del tempo. E quindi dobbiamo semplicemente andarci a trattare chi sono i coefficienti di queste, i parametri di questa funzione esponenziale. Come si fa? A partire dall'equazione differenziale si costruisce l'equazione algebrica. In questo modo l'incognita, chiameremo lambda, viene associata all'ordine della derivata, nel senso che l'ordine della potenza con cui compare l'incognito è uguale all'ordine con cui deriviamo la funzione. Quindi qui abbiamo derivato una volta, per cui la potenza di lambda è 1, qui la funzione non è derivata e quindi la potenza di lambda è 0. Mi scrivo simbolicamente lambda alla 1 e lambda alla 0, ovviamente lambda alla 1 è 1 e lambda alla 0 è 1, lambda alla 1 è lambda e lambda alla 0 è 1, quindi è solo per ricordarvi qual è la logica con cui si costruisce l'equazione caratteristica. L'equazione caratteristica ci fornirà quindi tante soluzioni quanto è l'ordine di derivazione. Se fosse un'equazione del secondo ordine, come vedremo la prossima lezione, io avrei lambda quadro, il termine lambda quadro, il termine lambda e il termine noto. Sarebbe quindi un'equazione di secondo grado che ammette due radici. Questa è un'equazione di primo grado, ammette una radice. Qual è la soluzione di questa equazione? Lambda uguale a meno 1 su tau. Cosa me ne faccio di questa soluzione? Una volta nota la soluzione dell'equazione caratteristica, posso scrivere la soluzione omogenea nella forma generale k elevato a lambda t, quindi k elevato a meno t su tau nel nostro caso, dove k è una costante arbitraria di cui parleremo tra poco. Quindi questa è l'espressione generale della d con 0 di t. Tutto questo risolve il problema di calcolare il primo pezzo della soluzione, cioè quello omogeneo. Ok? Benissimo, si tratta di un esponenziale decrescente. Questo pezzo di soluzione è un esponenziale che ha il suo massimo in 0, dopodiché tenderà a 0 perché tau è intrinsecamente positivo, un tempo r per c. Quindi questo esponenziale decrescerà nel tempo, si annullerà, sparirà questo pezzo, farà parte della fase cosiddetta transitoria, come vedremo fra un attimo. E questo perché? Perché ci segno meno. Accanto a V con 0 di t devo calcolarmi la BP. Chi è BP? La teoria dell'equazione differenziale ci dice qualunque soluzione dell'equazione completa calcolata in qualunque modo. Ok? Prendete la soluzione, l'equazione completa, questa qui, calcolate una soluzione. L'equazione completa in realtà in questo intervallo di tempo è questa. Nel nostro esempio, perché nell'intervallo di tempo considerato e di t vale e, cioè è costante.
E quindi l'equazione differenziale, in quell'intervallo di tempo in cui stiamo lavorando, è forzata, c'è un termine noto che è una costante. Adesso, per calcolare la soluzione particolare dell'equazione differenziale, esiste una teoria generale che è quella dei moltiplicatori di Lagrange. In realtà, nel caso specifico degli esercizi che vedremo noi, degli esempi che vedremo noi, noi avremo a che fare con funzioni canoniche, cioè o saranno costanti, o saranno sinusoidali, oppure polinomi. In questo caso, la prima cosa da cercare è la soluzione particolare che abbia lo stesso andamento nel tempo del forzamento. Quindi se io qui, in questo intervallo, immagino che ci sia o imposto un forzamento costante, la prima cosa da cercare è una funzione costante. Cioè, in altre parole, esiste un valore Vp costante che è in grado di soddisfare questa equazione? Se sì, quella è una possibile soluzione che posso usare nel mio schema. E allora, supponiamo che Vp sia costante. Ok? Esiste una costante che riesca a soddisfare questa equazione? Allora, se Vp di t è una costante, la chiamo Vp, allora cosa deve succedere? Deve succedere che, sostituita qua dentro, io ottengo un valore ammissibile. Allora, se una costante la sua derivata è 0, quindi qui, il primo pezzo, non ci sarà nessun contributo. L'equazione, quindi, si ridurrà a Vp diviso tau uguale ad E diviso tau. Questo significa che la mia ricerca ha dato i frutti sperati. In altre parole, posso dire sì, esiste un valore costante compatibile con quell'equazione, cioè soluzione di quell'equazione, ed è proprio pari ad E. Cioè se ci metto Vp di t uguale ad E, questa funzione qui è soluzione dell'intera equazione differenziale. Ok? Questo è un modo per vedere questa soluzione ed è un approccio di tipo matematico, se volete. Soluzione particolare. Un altro modo per vedere questa soluzione particolare è un po' più legato alle applicazioni che stiamo studiando. E cioè, che cos'è questa Vp, questa soluzione che abbiamo appena ottenuto? Andiamo a guardare la rete. Vedete, la rete viene alimentata da un generatore che si accende all'istante zero e poi resta costante. Ok? Benissimo. Supponiamo che questo generatore sia stato acceso da meno infinito e resterà acceso fino a più infinito, cioè è costante, è pari a zero. A quel punto il circuito sarebbe un circuito a regime stazionario. Un circuito del genere, regime stazionario, cosa diventerebbe? Questo sarebbe E costante. Il condensatore cosa diventa regime stazionario? Un aperto, che ha la sua caratteristica, se questo è stazionario significa che la derivata è zero e quindi la sua caratteristica sarebbe I uguale a zero, cioè circuito aperto. Quindi qui ci sarebbe un circuito aperto. Ma se qui c'è un circuito aperto, la tensione è qui, quanto è? Proprio è. Perché la tensione sul resistore sarebbe zero. In altre parole, Vp è uguale ad E, che cos'è? Non è nient'altro che la soluzione di regime. In questo caso di regime stazionario. Quindi con questo particolare generatore, che è un generatore costante a tratti, quindi impone regime stazionario asintoticamente, se volete, io posso calcolare la soluzione particolare anche andandomi a calcolare la soluzione che otterrei considerando il generatore attivo da sempre. E questo vale anche se qui invece di avere un generatore, lo vedremo, stazionario, io all'istante zero accendo un generatore sinusoidale,
vai allo stesso tipo di approccio. La soluzione particolare la posso calcolare andando a vedere quale sarebbe stata la soluzione di regime, stavolta sinusoidale, che avrei ottenuto facendo lavorare il generatore da sempre e per sempre. Quindi Vp è la soluzione, nel nostro caso, anche di regime. Bene, a questo punto la soluzione generale del nostro problema ce l'abbiamo, ed è questo. Quindi, il problema è, ve lo ricordo, t compreso tra 0 e t1. L'equazione è questa. La soluzione, diciamocela qui, è questa. Dt qua, V0 dt più V con dt. Dt uguale a k elevato a meno t su tau più n. Benissimo, andiamo a graficare quello che accade. Questo è Vdt e questo è il tempo, qui istante 0. Abbiamo detto prima la V era nulla. Bene, vedete com'è fatta questa soluzione. La soluzione è fatta da un esponenziale del tempo, che però tende a 0, e una costante. Cosa significa? Significa che se voi fate scorrere sufficientemente il tempo, vi ritroverete il valore di regime. Quindi se questo è la mia funzione, prima o poi arriverà qui, su questo valore di regime. Bene, ci arriverà con un tempo che vedremo è legato alla costante tau. Anzi, lo possiamo dire subito. Quando è che un esponenziale lo possiamo ritenere trascurato, esponenziale decrescente del tempo? Ora, è elevato a meno x, elevato a, sì, a meno x, ovviamente con chi lo deve confrontare? Col valore assunto nell'origine, è elevato a meno t su tau, nell'origine vale 1. Quindi, tipicamente, nelle approssimazioni che ci diamo noi, quando l'esponenziale inizia a diventare elevato a meno 3, elevato a meno 4, possiamo ritenere un valore sufficientemente piccolo rispetto a 1. E quindi ritenere che si sia annullato. Il che significa che è elevato a meno t su tau, noi lo riterremo circa uguale a 0 quando t è uguale a 3 tau o 4 tau più o meno. Tre o quattro volte la costante n. Beh, poi dipende dall'approssimazione, ma comunque diciamo 3-4 volte la costante di tempo è l'intervallo sufficiente ad ammazzare questo esponenziale. Quindi io so, se per esempio metto un'ipotesi più cautelativa, aspetto 4 tau, dopo 4 tau la soluzione sarà questa. Che succede prima? Prima la soluzione dipende da k, io k ancora non l'ho definito. E chi è k? Perché c'è k? K è una costante arbitraria. Da cosa deriva? Quando risolvete l'equazione differenziale di ordine 1, voi state facendo un integrale, dei fatti. L'integrale, quando integrate, trovate l'integrale di questa equazione, quindi la soluzione, in realtà non è che trovate la soluzione, trovate una famiglia di soluzioni, come sempre accade in integrali. Perché
La soluzione che andiamo a calcolare è definita a meno di una costante. Quindi significa che una volta calcolata una soluzione, aggiungendo una costante, vi trovate la stessa soluzione quando fate semplicemente l'integrale di una funzione. Qui la soluzione, la situazione è simile, non è semplicemente l'aggiunta di una costante, dipende dal tipo di equazione differenziale. La situazione è simile nel senso che voi non potete ottenere una funzione unica, univoca, univocamente definita, se non date un'ulteriore condizione, che è la cosiddetta condizione iniziale. Cioè voi dovete dire: io sto cercando l'evoluzione di questa grandezza y di t, ma all'istante zero quanto vale questa grandezza? Se non lo dite, non è possibile discriminare, non è possibile discriminare le soluzioni. Allora, all'istante zero, noi non abbiamo informazioni sull'istante zero, noi però abbiamo informazioni sull'istante fino a zero. In altre parole, vedete, noi abbiamo detto che prima di zero era tutto spento. Benissimo. Se prima di zero era tutto spento, io ho informazioni su tutto quello che accadeva ai vari oggetti del mio circuito. Quindi la corrente era zero e la tensione era zero. Ritorniamo alla nostra formulazione. In realtà in zero c'è un punto di discontinuità, c'è un istante di discontinuità, il generatore impone una discontinuità di prima specie. Quindi tutto quello che succede prima di zero lo indicheremo con zero meno, che è il limite sinistro, se ricordate il concetto di limite sinistro e limite destro. Noi conosciamo tutto quello che è accaduto fino a t uguale 0 meno, cioè limite sinistro di 0. In realtà, per risolvere il problema di Cauchy, abbiamo bisogno di sapere cosa accade in 0 più, qual è il punto di partenza della tensione. E allora, se ragioniamo con la tensione ai capi di un condensatore deve mantenersi continua, qualunque sia l'evoluzione dei generatori. Invece la corrente, come vedremo, può tranquillamente subire discontinuità. La tensione è continua in virtù di un risultato che è molto importante. In virtù del fatto che, come ricorderete quando abbiamo discusso del condensatore, la tensione del condensatore è la sua variabile di stato, cioè ci dà lo stato energetico del condensatore. L'energia immagazzinata in un istante qualsiasi in un condensatore ricorderete un mezzo C di uguale. Ok? Bene, se voglio calcolarmi l'energia che c'è, l'energia assorbita da un condensatore in un istante meno epsilon e più epsilon, io avrei un mezzo C V quadro calcolato in più epsilon meno V quadro calcolato in meno epsilon. E questa per definizione è sempre l'integrale della potenza calcolata in quell'intervallo, per definizione. Ricordate, se voglio l'energia assorbita tra un istante e un altro istante, devo fare l'integrale della potenza del tempo. Se ho a che fare con un condensatore, mi basta fare la differenza dei valori assunti da questa funzione di energia
dell'istante finale meno l'istante iniziale. Ok? Benissimo. Adesso, se supponete che questa epsilon tenda a 0, fate il limite per epsilon che tende a 0. Cosa succede? Succede che meno epsilon vi darà 0 meno, più epsilon vi darà 0 più, cioè il limite sinistro e il limite destro di questa funzione. E questa integrale invece tenderà all'integrale fatto su un punto. Ok? Quindi l'integrale tende a 0. L'intervallo di integrazione tende a 0. Adesso, se noi per assunto supponiamo che la funzione tensione sia discontinua in 0, noi avremmo che questo ci dà un risultato diverso da 0. Ok? Mentre questo dovrebbe darci un risultato uguale a 0, perché se voi integrate una funzione, qualunque essa sia, purché sia limitata, e l'intervallo di integrazione tende a 0, l'integrale tende a 0. Vi ricordate che l'integrale è l'area sottesa a questa funzione. Quindi l'unica possibilità che avete per avere un integrale diverso da 0, portando a 0 l'intervallo, è che la funzione vada all'infinito, integrando. Perché a quel punto voi avreste un prodotto indefinito, 0 per infinito, che potrebbe darvi un limite diverso da 0. Ma se voi supponete, come nella realtà, che per quanto possa erogare potenza questo generatore, la sua potenza è limitata, e quindi la potenza che arriverà sul condensatore, pur essendo elevata, non può andare all'infinito. Se io limito P di T e faccio attendere a zero l'intervallo, questo deve essere zero. Ma questo sarebbe incompatibile con la discontinuità della tensione dell'origine. La tensione si deve mantenere continua, qualunque cosa faccia il generatore, la tensione sul condensatore si deve mantenere continua, essendo variabile di stato. L'energia non può cambiare istantaneamente. Per avere un salto di energia io dovrei avere una potenza infinita in quell'istante. Ricordate, potete anche ragionare al contrario. La potenza cos'è? La derivata dell'energia. Se la funzione energia avesse un salto, la potenza sarebbe infinita in quel punto. La pendenza. Quindi, questo che vi ho detto vale per la tensione dei condensatori e per le correnti degli induttori. Vi ricordo che quando lavoriamo con gli induttori la variabile di stato è la corrente e quindi questi due componenti, induttori e condensatori, impongono un andamento continuo delle loro variabili di stato. Quindi qualunque cosa succede, spegnete un interruttore, accendete un interruttore, spegnete un generatore, cambiate istantaneamente l'oro generatore, la tensione del condensatore, se fino all'istante 0 è stata 0, all'istante 0 più partirà da 0. Questo è il risultato poi fisico che ci interessa. Quindi le variabili di stato devono essere continue per motivi energetici, altrimenti dovremmo supporre una potenza infinita. Se la variabile di stato è continua, allora io il problema di Cauchy lo riesco a chiudere, perché conoscevo il suo valore in 0 meno e deve essere uguale al suo valore in 0 più. A questo punto, una volta formulato il problema di Cauchy, io posso anche individuare qual è l'unico valore di K compatibile con la condizione iniziale. Basta imporre che per t uguale a 0 la soluzione sia 0. Quindi 0 uguale k più m. Quindi l'unico valore compatibile è k uguale a meno m. Per cui la soluzione, tra tutte le infinite soluzioni matematiche del mio problema, la soluzione che rispetta la fisica del problema, cioè la condizione iniziale di condensatore scarico all'istante 0, è questa. V di T uguale E meno E per elevato meno T su tau.
Quindi questo cosa farà? Vedete, questa è una funzione costante a cui si sottrae un esponenziale che all'istante iniziale ha la stessa ampiezza e quindi la fa partire da zero, ma poi decresce. Man mano che questa esponenziale decresce, ci avviciniamo asintoticamente al valore di regime. Quindi la soluzione avrà questo andamento. Avremo un primo intervallo in cui l'esponenziale ha un suo peso, all'inizio la soluzione è 0. L'esponenziale vale 1 e quindi, avendo un coefficiente pari ad e, bilancia perfettamente il generatore. Col passare del tempo l'esponenziale decade e quindi la soluzione totale inizia ad avvicinarsi a quella di g. Quanto tempo deve passare? 4 tau. Da chi dipende? Da RC. Non dipende dal generatore. Il generatore si è mosso con una velocità infinita, cioè ha avuto un salto di discontinuità di prima specie. Tuttavia il condensatore non è in grado di seguirlo. Questo ci ricorda molto l'inerzia. Quando studiamo l'inerzia in fisica, il condensatore risponde con una certa inerzia, cioè cosa farà? Si porterà a livello di tensione imposto al generatore, ma con i suoi tempi, con una certa inerzia, con un transitorio. Durante il transitorio tutti e due i termini sono attivi, dopo il transitorio questo sparisce e resta solo il termine costante. Cosa sta succedendo al condensatore? Sta succedendo questo: il condensatore, se lo guardate dal punto di vista energetico, all'istante zero ha energia zero. All'istante, alla fine del transitorio, l'energia sarà circa uguale a un mezzo C equato. In altre parole, il generatore all'istante iniziale inizia a fornire energia e l'energia viene accumulata dal condensatore, si carica il condensatore, si porta fino al livello massimo di un mezzo C e 4, dopodiché da questo momento in poi il condensatore diventa che cosa? Diventa un aperto, perché la sua tensione raggiunge un valore costante, stazionario, quindi la sua derivata è zero, la corrente non circolerà più. Lo vedremo fra un attimo risolvendo lo stesso problema per la corrente. Questo tipo di circuito si chiama anche circuito di carica del condensatore. La carica di un condensatore ha un profilo del genere, quindi segue un andamento esponenziale crescente fino a raggiungere un asintoto orizzontale in un tempo che possiamo modulare noi. Noi in questo tipo di analisi abbiamo supposto, non ve l'ho detto ma è ovvio, che l'istante T1 sia maggiore di 4 tau. Potrebbe anche non essere, potrebbe anche essere che 4 tau sia maggiore di T1. Cioè io sto dicendo, il mio generatore si è acceso, il transitorio è durato meno dell'accensione del generatore, altrimenti non faccio neanche in tempo ad andare a regime e già il generatore si spegne. Ok? Il transitorio iniziale è un concetto legato a tutti i circuiti elettrici in cui ci sono elementi dinamici. Accendo un circuito, quel circuito non reagisce istantaneamente. Accendo il televisore, non lo vedo istantaneamente. Accendo il decoder, tutto quello che volete, o un intervallo di assestamento in cui tutte le tensioni, tutte le correnti pian piano si porteranno al livello di regime. Il livello di regime è quello del funzionamento nominale. Si accende il televisore, funziona perfettamente come io mi aspettavo. Ok? Per arrivarci
devo aspettare le costanti di tempo. Nel nostro esempio molto semplice, la costante di tempo è RC. E quindi, se voi volete reagire più velocemente ai segnali esterni, dovete abbassare questa costante di tempo. Per esempio, usare una resistenza più piccola o una capacità più piccola. Se invece voi volete prolungare questo transitorio, basta aumentare la costante di tempo. Quindi la costante di tempo tau, vedete cosa fa? Vi consente di allargare o di restringere la durata di questo transitorio. Ricordatevi, la costante di tempo è inversamente proporzionale alla frequenza di taglio del filtro RC. Quindi quello che succede in frequenza ve lo ritrovate in maniera inversa nel tempo. In frequenza, se vogliamo stringere il filtro, aumentiamo la costante di tempo, che è a denominatore. Una volta, se vogliamo stringere il transitorio, dobbiamo diminuire la costante di tempo. Ok? Benissimo. Se io voglio ridurre al minimo il transitorio perché voglio un circuito reattivo che immediatamente vada a regime, allora per esempio abbasso R, 4 tau si trova qui, a questo punto potrebbe diventare anche talmente piccolo da essere trascurabile, quindi io potrei anche a quel punto, se faccio un'analisi della costante di tempo del mio circuito RC e mi accorgo che la costante di tempo è trascurabile, il 4 tau è trascurabile rispetto a T1, immaginate che T1 sia un'ora, voglio lavorare con un circuito in condizione stazionaria per un'ora, la costante di tempo è 10 millisecondi. A questo punto, una volta stimata tau, io posso anche dire, vabbè, a me nel transitorio non mi interessa più nulla, perché tanto dopo 10 millisecondi sono a regime, invece di studiarmi questo problema qui, risolvo direttamente il problema di regime. Quindi quello con i circuiti con il modello del circuito stazionario, oppure se quello fosse un generatore sinusoidale, userei direttamente i fasori. Chiaro? Cioè io potrei anche dire, ok, è vero che questo non è un generatore stazionario, però è pur vero che questo intervallo è talmente grande rispetto al 4 tau che per me quello che succede nei primi 4 tau secondi non mi interessa. Quindi vado a usare le tecniche che abbiamo usato prima, trascurando completamente l'esistenza di un transitorio. Bene, prima di chiudere, vediamo cosa succede. Alla corrente. Adesso io potrei scrivere l'equazione per la corrente. Lo posso fare per esempio partendo dal sistema iniziale, stavolta facendo sparire la V di T. La V di T la posso ricavare dalla prima. Facciamolo qui. Ricavo la VDT alla prima, diventa E meno RI, IDT uguale a C per la derivata nel tempo di EDT meno RIT. Portando la funzione in codice al primo membro e lasciando quella nota al secondo membro, io otterrei DIDT DT più I di T su tau uguale C per la derivata nel tempo della tensione del generatore. Detto, questa sarebbe l'equazione per la corrente. Adesso voglio osservare, se vado
ad applicare le stesse considerazioni che abbiamo fatto prima. Io dovrei scrivere che la corrente è data da due pezzi, la soluzione omogenea e la soluzione particolare. Ma la soluzione omogenea è la stessa di prima, perché guardate come è fatta l'equazione. Il primo membro dell'equazione differenziale è lo stesso di prima. C'è il termine derivato e c'è il termine non derivato diviso per tale. Cos'è cambiato rispetto a prima? Solo il termine forzante, forzamento, termine nulla. Questa è una proprietà di tutte le equazioni differenziali legate ai circuiti elettrici lineari, e cioè la parte omogenea, quindi il primo membro dell'equazione differenziale, ha gli stessi coefficienti, è la stessa per qualunque sia la grandezza che andiamo a analizzare, qualunque sia la tensione, qualunque sia la corrente. La parte omogenea, quella che ci dà la dinamica del circuito, la cosiddetta evoluzione differenziale, è la stessa. E quindi la lambda è la stessa. La lambda non è associata a quale grandezza andiamo a scegliere. La lambda è associata alla costante di tempo RC. Quindi, seppure io volessi calcolarmi la corrente, otterrei lo stesso tipo di risultato. I funzioni di T uguale a, chiamiamola in un altro modo, nel più K, chiamiamola A per elevato a meno T su tau. Cosa cambia? Cambia l'integrale particolare, perché adesso vedete il rafforzamento è diverso. Nell'esempio che vi ho dato, se E di T fosse una funzione qualsiasi, io al secondo membro dovrei metterci la sua derivata nel tempo moltiplicata per C. Siccome nell'esempio che stiamo studiando E di T non è una funzione qualsiasi, ma è una costante, l'intervallo, e allora in questo caso il secondo membro è 0. Il che significa che tutta l'equazione differenziale diventa omogenea, cioè la E di P è uguale a 0. In questo caso particolare. Me lo potevo aspettare? Sì, perché se vado a interpretare la IDP, integrale particolare, come ho detto prima, come la soluzione di regime stazionario, io so che a regime il condensatore diventa un aperto e quindi la corrente deve essere zero. Me lo dovevo aspettare. Quindi la corrente, vedete, I con 0 di T, ha solo il termine transitorio. Cosa succede? In realtà questo l'avrei potuto anche ottenere, banalmente, una volta nota la V di T, invece di rifarmi i passaggi dell'equazione differenziale, applico la caratteristica del condensatore. Se V di T è questo, I di T per definizione è C del V del T. Quando vado a derivare questa roba qui, cosa ottengo? E è una costante e quindi mi dà 0. Ottengo la derivata di un'esponenziale. Quindi otterrò meno C per E, il meno va via con l'altro meno che viene fuori dall'esponenziale, quindi diventa più. C per E diviso tau elevato a meno T su tau, ricordandoci che tau a sua volta è R per C, C e C va via, e quindi ottengo anche quanto vale A, quella costante arbitraria. Ottengo ovviamente la stessa forma che ho previsto dalla soluzione dell'equazione differenziale, e ottengo anche quanto vale la costante arbitraria A uguale a D su R. Attenzione, se io avessi
utilizzato la forma generale della soluzione dell'equazione differenziale, non avrei potuto scrivere il problema di Cauchy in questo modo. Non è vero che I0 più è uguale a I0 meno. In altre parole, vedete, nell'istante 0 meno la I valeva 0. Nell'istante 0 più quanto vale la I? Per quello che vi ho appena detto, vale su R. Vedete? Non è più vero che questi due valori sono uguali. Ed è assolutamente normale, perché la I per un condensatore non è una variabile di stato. E quindi può tranquillamente subire salti di discontinuità. Del resto, se osservate questa funzione e ricordate cos'è la derivata è il coefficiente angolare. Vedete, qui c'è la derivata 0, poi di colpo avete una derivata diversa da 0. Quindi in questo punto la derivata è discontinua, c'è una cuspide. La derivata prima è discontinua. E allora la corrente cosa farà? Nello stesso intervallo in cui la tensione fa quello che fa, la corrente del condensatore e anche del resistore, se volete, e quindi l'andamento che vi sto facendo vedere è anche l'andamento della tensione del resistore, che è semplicemente la corrente moltiplicata per R. Fino a 0 meno vale 0, poi però 0 più salta il valore su R. Dopodiché cosa farà? Tenderà il suo valore di regime, e qual è il suo valore di regime? È 0, con una legge esponenziale elevata a meno t su tau. La legge con cui ogni grandezza elettrica tende al suo valore di regime è la stessa per tutti. Quindi, se la tensione ci ha messo 10 millisecondi per arrivare al suo regime, che è, la corrente ci metterà lo stesso tempo per arrivare al suo regime, che è 0. In altre parole, se supponiamo che il transitorio duri 4 tau, la corrente farà qualcosa del genere. La corrente del condensatore ha un picco massimo pari a D su R e poi va a 0. Che succede quindi all'istante 0? Guardate, all'istante 0 il condensatore in quell'istante si comporta come se fosse un cortocircuito. E infatti che corrente andate a calcolare? E su R. Chi è su R? Sarebbe la corrente di quel generatore chiuso sulla resistenza. Ma per vedere solo la resistenza significa che il condensatore si comporta in quell'istante come un corpo. Quindi la corrente iniziale è quella del circuito in cui c'è solo il resistore. Poi il condensatore inizia a caricarsi, vi ricordo, cresce la tensione, quindi cresce l'energia che state cedendo al condensatore. Dico di pari passo, cresce anche, c'è anche una potenza, un'energia che dissipiamo nel resistore, perché questa corrente qui, tutta questa corrente diversa da zero, in tutto questo intervallo ci dà un assorbimento RI quadro nel resistore. Quindi il condensatore si carica, ma una parte di energia la, tra virgolette, sprechiamo nel resistore. Una volta che il condensatore si è caricato, ha raggiunto il suo valore di regime, la tensione diventa costante, la sua derivata diversa da zero, non c'è più corrente in questo circuito. Ok? A questo punto si potrebbe staccare il condensatore da questo circuito, lo avete caricato, lo avete portato a un livello di tensione pari a D. Gli avete dato energia pari a un mezzo C e 4, lo staccate
e quello diventa un elemento che ha memoria, un elemento a memoria. Potete interrogare in un istante successivo con una logica del genere: se l'energia è nello stato alto, gli affidate il bit 1; se l'energia è nello stato basso, gli affidate il bit 0. Una volta che l'avete caricato, è un serbatoio di energia che nel caso ideale potrebbe restare lì per sempre. Il condensatore può avere una tensione diversa da zero con una corrente nulla. Quindi avete caricato il vostro dato, per esempio, se volete associare la scrittura di un bit sul condensatore, una memoria di questo genere, dovete caricarlo, dopodiché sarà lì a disposizione. I condensatori chiaramente vengono utilizzati come buffer di energia in tante applicazioni, anche a livello di bassa frequenza, ovviamente, non so a livello di segnale. Va bene, ci possiamo fermare qui. La prossima lezione vedremo cosa succede partendo da condizioni iniziali verso da zero.